Bello a tutti ragazzi e benvenuti nel mio secondo video del canale. Sono qui oggi per commentarvi la partita che si è svolta oggi allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia, dove abbiamo pareggiato contro una grande squadra costruita per la Serie A come il Cagliari. Pareggio preziosissimo. Finalmente, dopo quei mesi lì di sconfitte, finalmente incominciamo a lottare come si deve. Finalmente vedo comunque una squadra che ha cambiato impostazione, ha cambiato il modo di giocare, ha cambiato il modo di pensare. Finalmente un barlume di luce ho iniziato a coglierlo. Seppur permane qualche traccia di pessimismo ancora, però lasciate che ve lo dica, io credo che oggi sia stata effettivamente una delle migliori prestazioni di questa stagione. Un Brescia che finalmente torna a tirare in porta, un Brescia che torna a essere pericoloso, un Brescia che tuttavia deve imparare a sfruttare di più le possibilità che gli vengono date, e deve sfruttare di più le palle inattive, ma tutto sommato possiamo dire che rispetto a un mese e mezzo fa, la squadra incomincia a girare un attimino di più e questi sono segnali positivi. E secondo me, se andiamo avanti con questo spirito di gioco con il quale abbiamo iniziato a dare la svolta, se cominciamo a intraprendere questo effettivo nuovo spirito di gioco, io credo che la salvezza tra 2 mesi non è da escludere. Speriamo che non dovremmo fare i playout, però se dovessimo finire a fine anno nel piazzamento dei playout, faremo i playout e cercheremo di vincerli. Però intanto sono positivo perché oggi ho visto una grande squadra allo stadio, ho visto una squadra capace di costruire finalmente delle azioni pericolose, una squadra capace di rispondere, una squadra capace di dare la risposta alla squadra avversaria. Ho visto una squadra che ci ha provato e ha lottato fino all'ultimo pallone, e questo va da merita di essere detto. Oggi i ragazzi meritano solo gli applausi per la prestazione di oggi. È vero, io spesso e volentieri li ho criticati, ma oggi non c'è tanto da criticare. Oggi c'è da applaudire, però sempre pedalare, pedalare umilmente, a testa bassa e pedalare, invece a testa alta nel tifare il Brescia, sempre. Ricordatevelo, questa V qui, ricordatevelo, onorate fino all'ultimo questa V. Combattete, onorate, sudate e sarete ripagati dalla curva nord e in generale anche dalla gradinata. Brescia oggi c'è stata allo stadio, si vedeva tantissima gente. Per essere in quella posizione lì di retrocessione c'era tantissima gente, abbiamo fatto un bel tifo, abbiamo sostenuto, abbiamo cantato, abbiamo urlato, abbiamo gioito, abbiamo sofferto, ma noi siamo sempre qua perché noi siamo gli ultras del Brescia, ricordatevelo. Il nostro e chi è andato a rimontarla se non lui, il nostro capitano intoccabile, Dimitri Bisoli, Bisolone. Ancora una volta ha colpito Bisoli. L'anno scorso aveva pareggiato verso il finale, ve lo ricordate, contro il Lecce, e oggi Bisoli pareggia col Cagliari. Bravo Dimitri. E un'altra cosa di cui vi devo parlare, l'arbitraggio è stato veramente oggi uno scandalo a ciel sereno. Non è possibile, Fabri. Tu mi devi spiegare chi ti ha dato la licenza d'arbitro. Tu mi devi spiegare. Nettissimo quel rigore. Se lo fossi andato a rivedere, era rigore quello, credimi. È proprio nettissimo e l'ha preso. Secondo me c'era il rigore. Secondo me c'era. Quantomeno doveva andarlo a rivedere, ma c'era. Tra varie proteste, quel rigore lì era fattibile darlo perché secondo me c'era a tutti gli effetti. Se c'era quello per il Cagliari, sarebbe dovuto
dovuto essere, ci sarebbe dovuto essere anche quello per il Brescia, su questo non ci piove, perché era nettamente rigore quello. E poi che dire, è un pareggio che dà speranza per un futuro, per il proseguimento della stagione. Speriamo adesso a Venezia sabato prossimo di raccogliere 3 punti, speriamo. Speriamo di andare a Venezia per vincere. È fattibile. Se giochiamo come abbiamo giocato oggi, con la buona volontà che abbiamo costruito azioni pericolose, prima o poi ne butteremo dentro due al posto di una. A Venezia è fattibile vincere. Fattibile, ma ricordatevi col duro lavoro. E dobbiamo essere meno frettolosi e essere più costruttivi. Dobbiamo sempre dare un'impostazione di gioco durante la partita, però mi siete piaciuti oggi, perché nonostante le difficoltà avete dimostrato che ci si può salvare se si vuole. Se volete, quando volete, le cose le sapete fare anche bene, le prestazioni decenti le sapete fare quando volete. Dovete giocare tutte le ultime 10 partite come avete giocato oggi e vi garantisco che la Nord esploderà di gioia quando sapremo della notizia della salvezza. Perché così la salvezza può anche essere fattibile. Se è questo il gioco che continuerete ad esprimere nelle prossime 10 partite, io vi posso garantire che la salvezza è fattibilissima ancora. Siamo a 3 punti dalla salvezza, possiamo salvarci, sì, possiamo se vogliamo, però bisogna ancora darci dentro, 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 spalmare tutto il burro sul pane, non mezzo pane e l'altro, no, bisogna continuare, però tutto sommato va bene questo pareggio, è un punto d'oro, ogni punto che raccogliamo è sempre d'oro. Quando fai un punto al posto di 0 punti va sempre bene, ma adesso ci vogliono 3 punti. Ci vogliono 3 punti. Però davvero oggi mi siete piaciuti. Se mi ricordo a un mese fa a Perugia, di quel 4-0 lì, o anche della sconfitta col Modena, della sconfitta col Südtirol, dove non c'era tanto gioco. Mi siete piaciuti oggi perché vi state sforzando comunque a provarci e questo è da nobilitare e questo è da apprezzare. Complimenti perché la prestazione di oggi veramente tutto sommato è stata molto positiva da parte di tutti. Andre Nacci che mi trasmette davvero molta sicurezza tra i pali. Vabbè, non è un pararigori, ma tranquillo Andre Nacci che parare rigore non può essere sempre, sempre facile. Poi la Padula ha proprio spiazzato Andre Nacci, cioè portiere da una parte e palla dall'altra. Arriverà il giorno in cui Andre Nacci intuirà pure il rigore e neutralizzerà il rigore, però Andre Nacci mi dà molta sicurezza tra i pali, lo vedi che è un portiere che para, cioè, lo vedi che è allenato, cioè, che sa parare. E questo per una squadra è molto importante avere un portiere che trasmette sicurezza tra i pali, per una squadra è un punto in più. Certo, delle volte la difesa in questa stagione ha sbagliato, però oggi ho visto anche una buona prestazione sia difensiva che offensiva. Ho visto un bilanciamento in campo, l'aiutarsi reciprocamente. Vedo che l'egoismo piano piano sta scomparendo, il gioco di squadra si sta facendo i suoi progressi e questo va da sé che può aiutare alla salvezza. Questi fattori del coinvolgimento di tutti i membri della squadra è un punto in più ancora. Io dico che possiamo salvarci quest'anno, ovviamente col duro lavoro. Tra 2 mesi, se andiamo avanti così, saremo salvi, si spera. Se questo è il modo di giocare, ci salveremo di sicuro. Speriamo. Speriamo perché certo che non siamo il Brescia di un anno fa, ma poco, poco importa. La maglia la vuoi bene sempre, non è che in base alla stagione
vuoi più bene alla tua squadra perché va bene, poi la lasci lì un po', sì o no, dipende se vince quando pareggia. No, no, la squadra la vuoi bene anche quando perde, indipendentemente dal fatto. Oggi ho visto uno stadio che per essere 18esimi in classifica è veramente abbastanza anche pieno, volendo. Tutta la curva nord, per essere 18esimi in classifica, calcolando che ci sono altre tifoserie che sono ottavi o nono in classifica, che hanno quel numero di persone lì in curva, quindi. Ma anche per dire, mi complimento anche con la SPAL, che oggi hanno vinto col Cittadella, hanno fatto una bella partita. Anche loro sono 17esimi, ma era piena anche la curva ovest del Mazza, veramente è una bolgia. Cioè, insomma, mi colpisce il fatto che, nonostante Brescia e SPAL al giorno d'oggi in classifica siano praticamente in zona retrocessione, eppure le curve erano oggi abbastanza piene, capite? Il senso di appartenenza che viene prima di tutto. Il senso del tifare la propria squadra che ti dà orgoglio quando c'hai delle maglie storiche, l'orgoglio di tifare quelle determinate squadre che hanno avuto un passato storico è un orgoglio, è per forza è così. Detto questo, sono contento che il Brescia si è portato a casa un altro punto d'oro. Avrebbe anche, secondo me, da un punto di vista offensivo, meritato di vincerla oggi, perché oggi abbiamo picchiato non poco. E Radunovic, lo sa il portiere del Cagliari, che oggi ha dovuto utilizzare i guanti. Radunovic lo sa che oggi non è che si sia riposato, perché lo vedevi che si tuffava. Per amor della carità, Radunovic è forte come portiere, perché insomma anche lui ha fatto qualche parata utile oggi. Però sa bene il Cagliari che oggi ha sofferto qui a Brescia e non ha fatto una passeggiata. No, perché magari vi dico, se c'era qualcuno che pensava che oggi il Cagliari veniva qui e passeggiava, vedete anche voi, avete avuto la prova che no, non si è potuto passeggiare. Io pensavo che dopo il rigore di La Padula fosse finita, cioè crollavano quel rigore lì. Invece oggi, ecco cosa significa essere uomini, che di fronte alla sofferenza bisogna trovare un equilibrio e cercare la stabilità. E oggi la stabilità è nata dopo il gol di Bisio. Lo vedete che bisogna a volte tirare gli attributi per reagire di fronte alle sofferenze. Lo vedete che quando volete potete tirare fuori gli attributi. Questa è la tenacia che dovrete sempre utilizzare da qui alla fine della stagione. È questo il giusto atteggiamento. Così, così ci possiamo salvare. Mi complimento. Oggi buona prestazione, utilissima per piano piano arrivare alla salvezza. L'obiettivo quest'anno è ormai rimarrà quello, ma con il duro lavoro ci arriveremo alla salvezza. Ve lo assicuro, piano piano, e andiamo uniti verso un unico obiettivo. Vi saluto ragazzi, e adesso ci vedremo sabato prossimo per commentare Venezia Brescia, e tra 2 settimane tornerò allo stadio contro il Genoa, partitona contro una bellissima squadra come il Genoa, fatta per andare in Serie A. Sarà una partita interessante la prossima casalinga, che porteremo una squadra veramente una delle squadre per cui ho più stima. Forse davvero ospiteremo un Genoa che punta alla Serie A diretta, come è giusto che sia. Genoa è fatto, costruito per andare in Serie A, e quindi niente, staremo a vedere il proseguimento della stagione. Io vi saluto e bella!